primo tempo Atletico Napoli contro Borussia, risultato di 1-0 folle, 1-0 per voi, state giocando veramente bene e forse il vantaggio è un po' stretto. Sì, il portiere avversario sta facendo tante parate, sta giocando bene. Stiamo facendo del nostro meglio, speriamo di continuare così, dobbiamo cercare di fare almeno un altro gol subito. Grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualcuno del Borussia. Fusco! 1-0 per loro, siete in partita, cosa si deve fare nel secondo tempo? Migliorare un po' su tutti i livelli, il gioco di squadra, purtroppo questo torneo sta andando così. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo, ci vediamo dopo per Borussia contro Atletico Napoli. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Atletico Napoli, Borussia, risultato insolito per Borussia 1-0 per l'Atletico Napoli. Migliore in campo romagnolo alla mia destra. Lombardi, grazie a te il passivo non è stato più pesante di quello effettivo, hai fatto veramente una buonissima partita. La partita da due volti, il primo tempo effettivamente abbiamo sofferto molto di più, il secondo tempo abbiamo fatto qualche ripartenza in più, però loro pochi, sono stati un po' più imprecisi loro, un po' più precisi noi, siamo andati di più in porta, non abbiamo calciato, quindi questo ci ha penalizzato. Il primo tempo loro ci hanno effettivamente messo sotto. Io penso che un risultato sia passato una bella partita e questo è buono. Devo dare la prestazione a me stesso che è il mio compleanno, quindi tanti auguri. Grazie all'organizzazione. Ti auguro in bocca al lupo per le prossime gare. In bocca al lupo. Romagnolo, passiamo al tiro. Atletico Neapolis che ne vince un'altra. Avete fatto una buona partita sicuramente. Cosa ne pensi? Beh, io credo che sia stata una partita sostanzialmente equilibrata, ma alla fine ha prevalso la nostra capacità di concretizzare. Potevamo fare qualcosa in più, ma un po' si è messa la bravura di tutto l'avversario. Però dai, va bene così. Il risultato ci dice. A chi vuoi dedicare la conversazione? Sì, sì. Benissimo, grazie, in bocca al lupo per il video.